Fede Giorgi, un ritorno in Puglia da campione del mondo, subito il calore della stampa, degli appassionati, insomma che effetto fa tornare a casa con questa medaglia? Beh dai, un effetto bellissimo, diciamo che man mano che passa un pochino il tempo, come tutte le cose, si prende consapevolezza in modo maggiore di quello che abbiamo fatto, perché credo che sia stata veramente una bella impresa questo mondiale, vincere questo mondiale per come, diciamo, si è sviluppato e che le squadre che abbiamo dovuto battere e in che condizioni, quindi sono felicissimo, contento. La Puglia è sempre calorosa, non solo per il sole, ecco, diciamo che il sole aiuta, ma c'è anche un grande affetto sempre e quindi mi fa molto piacere. C'è stato il noi come sempre al centro di questo mondiale. Che mondiale è stato? È stato un mondiale nella quale questi ragazzi, proprio con il noi, cioè col modo di stare in campo, e l'hanno dimostrato in modo incredibile nella finale, perché la finale era veramente difficilissima, non solo dal punto di vista tecnico, era difficile anche dal punto di vista mentale, ambientale, quindi hanno dimostrato una solidità, una lucidità e una capacità insieme di aiutarsi che è servita moltissimo. Poi ci hanno messo anche tanta qualità, perché alla fine questi sono ragazzi che hanno qualità pallavolistiche di alto livello e insomma questo mix ha portato un risultato straordinario. Quanto tempo avrà ora Fefe De Giorgi per riposare? Quanto si godrà il suo Salento? Tu lo sai benissimo che adesso inizia la parte più complicata, diciamo, per me, perché l'altra parte è quella di preparare le partite, sicuramente bella, stressante, giocare eccetera. Adesso c'è la parte piacevole, diciamo, ma molto impegnativa. Penso che di riposo in questi prossimi 2 mesi ce ne saranno poco, però poi dopo dai, vediamo di riprendere la routine normale e incominciare a preparare la prossima stagione, che sarà molto impegnativa.